Ciao a tutti! Oggi finalmente riesco a portarvi qui sul canale il video dedicato alla lettura che avete scelto per me per il bimestre aprile-maggio, ovvero Schiavi di New York di Tam Janowitz, e poi vi propongo un altro trittico di proposte tra cui scegliere la mia futura lettura per il bimestre in corso, ovvero giugno-luglio. Poi, se volete, potete leggere questi libri con me, comunque dopo vi spiego meglio se per caso non sapeste di cosa parliamo. Allora, avete scelto per me, appunto per il bimestre appena trascorso, la lettura di questo libro e qualcuno tra voi l'ha compiuta assieme a me. Io nello specifico, ho letto questo libro proprio insieme alla mia amica Chiara e mi ha fatto molto piacere questa condivisione. Di cosa parliamo? Parliamo di un libro uscito di recente per Accento Edizioni, ma si tratta di un recupero di un libro in realtà uscito negli Stati Uniti negli anni 80 più o meno. Tama Janowitz è un esponente della cultura pop di quegli anni a New York, personaggio iconico per quel periodo, facente parte di quello che veniva chiamato il Brat Pack, questo gruppo di artisti, scrittori e non solo, che appunto ha fatto un po' la storia anche modaiola della New York del periodo. Parliamo di una scrittrice che è stata amica, che andava in giro con Bret Easton Ellis e McInerney soprattutto. Bret Easton Ellis parla di lei nelle prime pagine anche di Lunar Park. Allora, la sua prima uscita nel 1986, Schiavi di New York, è subito diventato un bestseller mondiale, consacrando Tama Janowitz come una delle figure di punta del Brat Pack letterario insieme a Bret Easton Ellis e a J. McInerney ed eleggendola a icona degli anni 80. La si vede in posa accanto all'amico Andy Warhol, ospite di David Letterman, e negli show di MTV e persino come testimonial di una campagna pubblicitaria americana dell'Amaretto di Saronno. E quindi niente, questo è il tipo di personaggio. Ora, io non dedicherò troppo tempo a parlarvi di questo libro per un semplice motivo, fondamentalmente per la sua struttura, che è ibrida. È ibrida tra il romanzo e la raccolta di racconti. Potreste leggere questo libro come un romanzo composto da diversi capitoli che hanno un titolo ben specifico e che trattano dell'argomento appunto che annuncia il titolo, o come una raccolta di racconti tra di loro in qualche modo concatenati a costruire una storia. Io l'ho vissuta di più in questo modo, nel secondo modo, come una raccolta di racconti che va a costruire una storia, anche perché alcuni di questi racconti sono avulsi dalle vicende dei personaggi che in realtà seguiamo nel corso di tutto il libro, a partire dal secondo racconto in poi. Sono principalmente i personaggi che andiamo a seguire, un uomo e una donna, che in realtà non sono strettamente collegati tra di loro, hanno due linee narrative diverse. Ci sono alcuni punti di incontro tra questi due personaggi, ma appunto le loro linee narrative sono diverse. Sono linee narrative che vanno a investire anche le storie di altri personaggi che ogni tanto rincontriamo nei vari racconti, ma che non sono così sondati, così analizzati come questi due principali. E poi ci sono altri racconti che non sfociano in null'altro all'interno di questa raccolta se non nel racconto stesso che li riguarda, tipo il primo. Il primo racconto è un racconto a sé stante che non ha riverberi, non ha conseguenze, non ha sequel nei racconti successivi. È un racconto splendido, il primo, che ha un incipit coraggiosissimo, coraggiosissimo, cioè dall'incipit del primo racconto capite dove vi state avventurando, capite se vi andrà poi di andare avanti nella scoperta di questa autrice. Secondo me ne vale assolutamente la pena. Hai dato 5 stelle su Goodreads a questo libro e 10 lode sul mio
Reading Journal, perché è molto molto difficile, secondo me, trovare una raccolta di racconti, perché io l'ho vissuta così, appunto, così coesa, così intensa, così ben strutturata. Innanzitutto c'è comunque una coesione tra tutti i racconti, anche rispetto a quelli che non fanno parte delle due linee narrative principali, che è andata fondamentalmente dall'ambientazione. Siamo a New York negli anni 80 e seguiamo personaggi strampalati, squinternati, in situazioni assolutamente bizzarre, personaggi che hanno a che fare col mondo dell'arte. Si tratta di pittori, scultori, hanno a che fare con la moda, c'è una ragazza che realizza gioielli. Tutti personaggi che comunque sono molto molto particolari e tutti accomunati da questa attività, da queste particolarità e anche da alcune tematiche che li riguardano in particolare. Diciamo che Tamayanovic si occupa principalmente di raccontarci del desiderio di emancipazione, specialmente delle donne, ma anche degli uomini, direi, della ricerca di una propria identità, professionale, ma quando un'identità professionale alla fine coincide anche con il proprio modo di essere nel mondo, in quello specifico mondo. È un libro molto legato a questo tipo di ambiente, che però, grazie proprio ai temi che tratta, diventa molto universale, perché si parla di emancipazione, come vi dicevo, ma anche di ricerca di indipendenza, un'indipendenza che è anche molto concreta, perché è un'indipendenza anche economica, affettiva, perché si tratta anche di dipendenze affettive, quindi della ricerca di un'indipendenza affettiva che riguarda più le donne, ma anche di indipendenza economica. Anche qui, sia per quanto riguarda la condizione femminile, ovviamente questo è un tema che negli anni 80, in quel periodo, ma direi in generale, è più delle donne che degli uomini, ma è anche la ricerca di indipendenza degli uomini. Qui ci sono dei personaggi maschili che hanno bisogno di sbarcare il lunario, hanno bisogno di mangiare. Si parla di soldi in questo libro, si parla di soldi e di a che cosa servono i soldi. I soldi servono principalmente a mangiare. Ci sono tantissimi punti in questi racconti che parlano di cibo, dove i personaggi o hanno molta fame o non possono mangiare e non possono mangiare, oppure mangiano male o mangiano tanto, si abbuffano di fronte a banchetti inaspettati e il rapporto col cibo simbolico, cioè che cos'è il cibo, come, diciamo, come simbolo di un'indipendenza economica, del fatto di poterlo comprare attraverso tutte queste pagine, e si fa sempre più carnale in un certo senso, ma nel vero senso della parola, perché si parla sempre di più del sangue della carne. Cioè, man mano che andiamo avanti con i racconti, sono sempre più riferimenti alla carne, al sangue, fino ad arrivare, secondo me, a un apice simbolico, per cui la protagonista, ve l'ho detto, sono due i personaggi principali che seguiamo, un uomo e una donna, di questo libro, va addirittura ad abitare vicino al macello di New York. È, diciamo, un crescendo verso questa carnalità. Diciamo che queste, secondo me, sono le tematiche principali, ma il grosso lo fa lo stile, lo fa la prosa. Mi è piaciuta da morire la prosa di questa autrice, perché secondo me è l'esempio più limpido del principio dello show don't tell. Noi andiamo a conoscere i personaggi di questi racconti, anche quelli che poi non ritroveremo più, anche quelli che incontriamo per poco tempo, in maniera profondissima, attraverso le loro azioni, le loro decisioni, quello che fanno nel mondo. Ma nonostante questo, la prosa non è minimalista, i racconti sono anche ricchi di descrizioni, e di descrizioni estremamente acute, che denotano un acume di osservazione, di trasposizione sulla pagina, veramente originale e abbastanza anomalo. Cioè, non è facile, secondo me, trovare un'autrice o un autore che abbiano questa capacità di trasporre sulla pagina, con pochi tratti efficacissimi, le personalità di tanti personaggi e un'ambientazione così
così dettagliata e allo stesso tempo iconica. Vi dicevo che questo è un libro che è molto legato al suo tempo, ma proprio per i temi trattati di cui vi ho raccontato prima, è un libro anche molto universale, in cui, malgrado la bizzarria, l'estremismo sotto tanti punti di vista di questi personaggi, è un libro in cui ci si può anche un po' immedesimare, perché alla fine le loro problematiche sono le problematiche di chiunque ricerchi questo tipo di identità, di indipendenza, di emancipazione in qualche modo, ma anche di espressione di sé attraverso l'arte. I toni all'interno di questi racconti sono variegati, ce ne sono tanti. Abbiamo molta ironia, abbiamo anche molto dramma, tragedia e anche tragicommedia. I personaggi sono veramente iconici, escono dalle pagine con una potenza incredibile, una grandissima forza. Ritengo che questa autrice sia molto interessante, sia assolutamente da esplorare. Vi consiglio questo libro. C'è una bellissima introduzione di Veronica Raimo che vi consiglio di leggere dopo aver letto il libro, perché è davvero molto intelligente e interessante. Sicuramente procederò con la conoscenza di questa autrice. Tra l'altro, sono contentissima che uno dei libri di prossima uscita di Cantoni Editore, la casa editrice di Marco Cantoni, sarà un libro di Tamayanovic, tradotto tra l'altro da Sara Cantoni, quindi American Dead mi pare che sia il titolo. Sicuramente sarà il primo libro che acquisterò della casa editrice di Marco e che leggerò con grandissimo piacere, perché trovata questa autrice non la voglio più perdere. Mi è piaciuta tantissimo, veramente tantissimo. Fatemi sapere qua sotto se avete letto questo libro in questo periodo con me, come l'avete trovato, che cosa ne pensate, e sono molto curiosa di capire se voi l'avete vissuto come un romanzo frammentato in un certo senso, o come appunto una raccolta di racconti concatenati. Tra l'altro, io ho sentito alcuni echi, specialmente in alcuni racconti, quelli diciamo più avulsi dal contesto, che hanno anche un po' di atmosfera weird. Ho sentito una certa eredità di Shirley Jackson. Non so se è una cosa che ci ho voluto vedere io o che magari avete constatato anche voi, ma c'è un racconto soprattutto, e parlo a chi l'ha letto. A chi ha letto questo libro, il racconto che tratta della gigantessa e dell'uomo che rimpicciolisce, che in qualche modo mi ha ricordato le atmosfere di Shirley Jackson. Piaciuto veramente un sacco. Se non l'avete letto, ve lo consiglio assolutamente, vi consiglio assolutamente questa autrice. Ora andiamo alle tre proposte per questo nuovo bimestre. Allora, che come funziona questa cosa? Lo dico per chi non avesse mai visto questo tipo di video. Ora vi propongo tre libri e vi chiedo, se ne avete voglia, di sceglierne uno. Quando uscirà questo video vedrete nei commenti in evidenza tre miei commenti, ciascuno dei quali riporterà semplicemente il titolo del libro. Voi mettete un pollice in su al titolo che vi ispira di più. Sarà il libro che leggerò per questo progetto tra giugno e luglio, e all'inizio di agosto vi parlerò, come ho fatto oggi per questo libro, del libro che sceglierete, e vi farò la proposta di altre tre letture per il futuro bimestre. Diciamo che andiamo avanti così un po' sempre. Nel video di mercoledì prossimo in infobox vi lascio scritto qual è il libro che ha vinto. Quindi, se qualcuno di voi ha voglia di leggerlo contemporaneamente a me, nello stesso periodo di lettura, io non faccio gruppi di lettura, almeno per il momento non sono in grado di sostenerli, di gestirli, però sappiate che lo leggeremo in contemporanea, che quindi poi ci sarà un video come quello che avete visto oggi in cui ne parlerò, che potrete appunto tranquillamente commentare. Potete commentare anche con spoiler, a patto che lo indichiate, scrivete spoiler grosso come una casa, in modo che chi legge commenti non abbia brutte sorprese. Allora, tendenzialmente scelgo da proporvi un trittico di libri in cui io trovi qualcosa in comune l'uno con l'altro. Cioè, mi piace che comunque ci sia una specie di linea, di fil rouge che collega questi libri che vi propongo.
Ovviamente è una semplice intuizione la mia, perché si tratta di libri che non ho ancora letto, mi potrei sbagliare, ma diciamo che sono collegati da qualcosa questi tre libri. Anche stavolta vi propongo tre libri scritti da tre scrittrici. Che scrivono anche, anzi, scrivono in periodi diversi, in stati diversi, sono espressione di letterature a livello di provenienza diverse, di lingue diverse, ma anche di generi diversi, però sono accomunati da qualcosa. Tutti e tre questi libri hanno delle tematiche, trattano di tematiche piuttosto rilevanti, sia per l'essere umano, per la vita dell'uomo, che per il periodo storico, per la condizione storica che rappresentano, ma lo fanno attraverso degli elementi magici. Quindi c'è, in alcuni libri più che in altri, magari, o comunque con espressioni diverse, un elemento magico a raccontare una storia in realtà molto legata al reale, alla società, alla condizione umana. Andiamo più nello specifico. Parto dal più breve e arrivo al più lungo, perché un paio di questi sono proprio dei bei mattoncini. Allora, si è imposta la mia attenzione questo testo, che in realtà ho da poco, ma non potevo non mettere in questa scelta, ovvero per editrice Alcatraz di Ethel Mannin, Lucifero e la bambina. In questo caso siamo di fronte a diciamo, probabilmente un classico del gotico del Novecento. Che però appunto utilizza questi elementi magici per parlare d'altro. In queste occasioni, quando vi propongo appunto il trittico di libri da scegliere, vado a raccontarvi un po' anche le questioni tecniche riguardo a questo libro. La casa editrice appunto è Alcatraz, il costo del libro è di 16 euro, l'autrice è autrice estremamente prolifica. Ethel Mannin è nata a Londra nel 1900 e nel corso della propria vita ha scritto più di 100 libri, oltre 50 romanzi, innumerevoli racconti, autobiografie, diari di viaggio e saggi. Particolarmente nota per il proprio impegno politico, è stata sin da giovanissima un'attivista vicino a idee anarchiche e socialiste, fortemente antimonarchica, femminista e antifascista. È venuta a mancare nel dicembre del 1984, tenendo vivo sino all'ultimo il proprio spirito combattivo e anticonformistico. Ve l'ho detto, no? Che questo aspetto, diciamo, di collegamento alla realtà è molto forte in questi libri, sia nelle biografie delle scrittrici alle volte che nei contenuti del libro. Lucifero la bambina è pubblicato per la prima volta nel 1945 e no, non è solo l'appassionante storia di una giovane che cerca di fuggire tramite la conoscenza e la pratica della magia dalla soffocante realtà della Londra interbellica. È anche un arguto e a volte pungente ritratto della società dell'epoca, con le sue ingiustizie, debolezze e contraddizioni, nonché un esempio di quanto a volte si debba uscire dall'ordinario per ricercare una vita che vada al di là dei binari che ci sembrano imposti. Capite che se questo è il significato del libro, risponde un po' a quello che vi raccontavo all'inizio rispetto a queste mie scelte. Ma andiamo alla sinossi. Vi leggo un po' tutto così potete decidere avendo tutte le notizie possibili. Inghilterra 1931. Jenny Flower, una bambina di nemmeno 7 anni, che vive in un quartiere popolare della zona portuale di Londra, durante una gita in campagna incontra un tenebroso straniero che porta sul capo delle strane corna. È il 1° di agosto, la festa di Lammas, nella tradizione uno dei quattro sabba maggiori in cui le streghe si incontrano per celebrare i propri rituali. E pare che la stessa Jenny, nata nel giorno di Halloween, discenda proprio da una stirpe di streghe. Forse adesso è più chiaro che cosa intendevo all'inizio. Grazie all'incontro con lo straniero, la bambina scopre delle nuove prospettive che vanno oltre l'umile casa in cui vive, la scuola e una madre opprimente che non è mai stata in grado di capirla. Nel mondo enigmatico e proibito che gli si apre davanti, sentirà di avere più potere su se stessa e forse anche sugli altri. Mi ispira veramente tantissimo. È un mattoncino, ino, direi. Siamo intorno alle 444 pagine. È scritto così: font, interlinea, margini, lettura estremamente, estremamente agevole.
E questa è la prima opzione. Seconda opzione, Mariana Enriquez con La nostra parte di notte. Qui andiamo in Sud America, un libro piuttosto famoso che ho veramente tantissima voglia di leggere, ma voglia di leggere tutti e tre questi libri. Qui siamo a un numero di pagine un po' più importante, più di 700, 713 pagine circa. E anche qui c'è qualcosa di oscuro e di magico a raccontarci una realtà, in questo caso comunque storico-politica. Allora, Mariana Enriquez è di Buenos Aires, nata nel 73, è considerata una delle scrittrici più talentuose della letteratura latinoamericana contemporanea. Laureata in giornalismo, dirige il supplemento culturale del quotidiano argentino, pagina 12. I suoi racconti sono apparsi su prestigiose riviste, eccetera, eccetera. È stata finalista nel 2021 all'International Booker Prize, ha vinto il premio Herald, il premio della critica assegnato dall'Associazione Spagnola dei Critici Letterari e il premio Kelvin 505. Alcuni commenti su questo libro. Allora, Guadalupe Nettel dice: un romanzo affascinante e oscuro come un incubo. Patti Smith, un'autrice capace di cogliere in profondità l'orrore dei luoghi a noi conosciuti. Dave Eggers, Mariana Enriquez è una scrittrice ipnotica, come Bolaño si confronta con la vita e con la morte e ti colpisce con la forza di un treno. Ma di cosa parla La nostra parte di notte? Allora, un uomo biondo, straordinariamente bello, avanza a piedi nudi nella selva argentina, tra centinaia di candele, verso un gruppo di persone con gli occhi bendati e le mani legate. Si chiama Juan Peterson, sì. Ed è un medium dell'ordine, una società segreta devota al culto dell'ombra e insieme un circolo d'affari vicino alla dittatura. Vedete che c'è questo connubio tra magia, oscurità e la politica, la dittatura argentina. Juan è un medium molto potente, ma è un medium riluttante, condannato fin da piccolo a offrire le proprie doti in riti crudeli che lo lasciano stremato. Ha sempre voluto sottrarsi al suo destino e lo vuole soprattutto oggi, che l'ordine, guidato dalla famiglia della moglie, minaccia di chiamare a sé anche suo figlio Gaspar. Intorno a loro si muovono figure inquietanti e o premurose, ossessionate dalla vita eterna, oppure attente a salvare i mortali dalla mano della notte, sullo sfondo di un paese in cui solo i bambini dei ricchi possono sperare di avere un futuro. Un viaggio rocambolesco nel tempo, nello spazio e soprattutto nei nostri incubi, tra foreste lussureggianti, templi di campagna e locande alla fine del mondo, tra campi di corpi, boschi di braccia e prigioni clandestine. Una saga fantastica ma tragicamente realistica, è un po' quello che vi dicevo all'inizio, è questo che mi ispira molto di questi libri, dove la meraviglia si mescola all'orrore e i santi indigeni convivono con le streghe buone, mentre quelle cattive flirtano con la polizia. Un grande romanzo sudamericano, visionario, sensuale, struggente, che attraverso le suggestioni del genere racconta la ferocia del regime di Videla, l'ignavia dei suoi fiancheggiatori, l'impotenza della gente comune, ma anche la forza degli esagami di sangue ed amore. Un amore che rende deboli, espone al pericolo, eppure è l'unica luce in grado di proteggere dalle lusinghe del buio e del potere. Mi ispira veramente tantissimissimo. Altro libro di un'altra scrittrice, un pochino più lungo, e qui andiamo in Russia, quindi altri luoghi, altre atmosfere, tutto diverso. Qui parliamo della Casa del Tempo Sospeso, edito Salani. Non vi ho detto, questo è edito Marsilio, ma credo che sia in economica Feltrinelli in questo momento. Questo edito Salani costa 20 euro e ha un numero di pagine piuttosto importante, 873 pagine. Non vi ho fatto vedere il font di questo, abbastanza agevole direi. Anche questo Salani è molto molto agevole, quindi a livello di font siamo messi bene. Qualsiasi opzione andiamo a cercare. Allora, questo è un libro particolarissimo che ha anche una storia editoriale molto molto particolare. Allora,
L'autrice Mariam Petrosyan è nata in Armenia nel 1969, discende da una famiglia di artisti intellettuali. I nonni sono rispettivamente il più grande artista figurativo e il più grande favolista armeni contemporanei. Ha studiato grafica e per 20 anni ha lavorato nel cinema. Per scrivere La casa del tempo sospeso ha impiegato 10 anni. Ha ricevuto moltissimi premi, tra cui il Russian Literary Award nel 2010 per il miglior romanzo. È stata candidata al National Best Literary Award ed è stata finalista del Russian Booker Prize sempre nel 2010. È stato un caso editoriale questo libro anche per la sua storia editoriale. Ora vi leggo. Nella periferia di una città qualunque, una casa si staglia tra le altre, ordinaria e un po' inquietante. È un istituto dove per qualche tempo si raccolgono ragazzi disabili dall'infanzia all'adolescenza. Ma dal momento in cui varcano quella soglia tutto cambia. La realtà cessa di esistere e viene rimpiazzata da un altro mondo con regole, leggi e riti spesso crudeli e oscuri. I nuovi eroi, fumatore, tabacchi, lord, sfinge, cieco e altri, si conoscono e si dividono in gruppi, ingaggiano epiche battaglie nei luoghi a un tempo sconfinati e ristretti della casa. Il solaio, la foresta, il tetto diventano gli scenari di una guerra di desideri, di speranze, di immaginazione, dove la posta in gioco è scegliere se tornare nel mondo esterno o rimanere sospesi per sempre in una realtà fantastica. Nella casa tutto è possibile, l'amore, l'odio, la morte, la perdita, il dolore, la gioia. Nella casa i ragazzi sono liberi, il tempo si ferma e si dilata smisuratamente. Alla fine, perduta l'infanzia, essi si troveranno di fronte alla prova più difficile: credere alla promessa dell'età adulta e lasciare la casa o rinunciarvi e rifiutarsi di crescere. Romanzo corale di formazione, fantastico e realistico al tempo stesso. Avete visto, no? Un po', tutti questi tre romanzi rispecchiano questa cosa. Metafora potente dell'adolescenza, quindi anche qui c'è un tema bello forte. La casa del tempo sospeso è un inno d'amore all'età ingrata e prediletta, alle sue esaltazioni e tragedie, al senso di frustrazione e di impotenza che la pervade. E la condizione dei ragazzi altro non è che il segno di un sapere più vero e profondo, conquistato attraverso la passione, il sentimento, la speranza. L'autrice, non aveva scritto questo libro per pubblicarlo, l'aveva scritto per una, cerchia ristretta di amici, e familiari. È stata convinta poi a farlo avere a una casa editrice ed è diventato per l'appunto un caso letterario. Non è detto che questa autrice scriva ancora dell'altro, perché non è questo, non era almeno questo il suo fine, quindi potrebbe questo essere in qualche modo un unicum. Quindi, per riassumere, qui abbiamo una sorta di realismo magico, di tempo sospeso in una casa, istituto, che è simbolo in un certo senso dell'adolescenza. Quindi qui si parla di adolescenza, formazione, anche di oscurità e di scelte se crescere o meno in un qualche modo. Qui abbiamo realismo fantastico in una cornice fortemente politica. Anche qui abbiamo sicuramente la politica, probabilmente in senso più lato rispetto a quello che c'è in La nostra parte di notte, che si riferisce a uno stato specifico, una dittatura specifica. Qui abbiamo una, diciamo, attraverso la magia e l'oscurità, una ricerca di conoscenza, di libertà, di emancipazione al femminile, scritto appunto da un'autrice del Novecento così prolifica e così particolare. Io veramente non saprei che cosa scegliere tra questi libri, ovviamente prima o poi li leggerò tutti e tre e vi parlerò di tutti e tre. A questo punto scegliete voi per me. Quello che avete più voglia di leggere voi o di cui avete più voglia di sentirmi parlare nell'arco di quest'estate, come vi dicevo prima, vi lascio qui sotto commenti in evidenza con i titoli di questi libri. Voi mi mettete il pollice in su e io li conto e poi procedo con la lettura. Mercoledì prossimo in infobox troverete il volume che ha vinto. Vi ricordo che si tratta del bimestre giugno-luglio.
Detto ciò, ho terminato, spero tanto che il video vi sia piaciuto, che abbiate voglia di partecipare a questa scelta, che abbiate voglia di leggere, se non l'avete letta, Tama Janowicz, perché merita tantissimo. Io come sempre vi ringrazio tantissimo, mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!